Cari inquiline, arriviamo da periodi difficili, abbiamo attraversato 2 anni veramente molto molto particolari. Prima la pandemia che ha, diciamo, sicuramente dato una grossa mazzata a tutto quello che è il nostro modo di vivere, chiusi in casa per mesi, gente purtroppo che è scomparsa. Il secondo anno dove ci doveva essere la ripresa, purtroppo abbiamo avuto anche questo evento non voluto chiaramente nessuno di noi, quindi questa guerra che è di fatto alle nostre porte ha comunque contribuito a creare dei climi sicuramente non semplici dal punto di vista economico, dal punto di vista sociale. Quindi purtroppo, insomma, questo periodo direi che non ha aiutato il nostro settore, non ha aiutato soprattutto le fasce più fragili della nostra popolazione e sicuramente non ha aiutato chi, diciamo, è inquilino delle case popolari, che già normalmente ha delle difficoltà giornaliere da dover superare. Noi ci siamo sicuramente dati da fare come azienda, cercando di rispondere a tutte quelle che possono essere le sollecitazioni, le problematiche che nel nostro mondo inevitabilmente si trovano, con interlocuzioni sia a livello regionale che a livello governativo, per cercare appunto di affrontare con un po' più di serenità e soprattutto con una prospettiva futura che ci permetta di guardare con serenità a quello che ci aspetta. Ci stiamo dando da fare su tanti aspetti, venirvi incontro per quanto riguarda la situazione delle bollette energetiche, che sicuramente non fanno dormire molte persone, però per fortuna la Regione Lombardia ci sta dando una grossa mano e si farà carico di quelle che possono essere tutti gli aumenti che inevitabilmente ci saranno nei prossimi mesi, nel prossimo anno fondamentalmente. Lo stesso stiamo facendo per quanto riguarda le manutenzioni, stiamo cercando, diciamo, di ottenere dei risultati che soddisfino quelle che sono le vostre legittime esigenze. Stiamo purtroppo combattendo anche con una piaga che purtroppo abbiamo, che è quella dovuta necessariamente alla morosità, cioè una grossa parte di persone che non hanno la possibilità di pagare e che invito, diciamo, a, nel caso di difficoltà, contattare l'azienda per trovare una possibilità di rientro e quindi una possibilità di aiutare a tornare in un sistema virtuoso. Non bisogna mai aver paura dell'azienda, anzi, l'azienda è a vostra disposizione. Quindi, per quanto riguarda i prossimi periodi, io sono assolutamente fiducioso. Abbiamo fatto tantissimo in questi anni per dare, diciamo, delle risposte. Io sento tanta gente che si lamenta ancora purtroppo della sicurezza, che è un tema che è caro a tutti i nostri inquilini. In qualsiasi quartiere che io abbia visitato, la prima richiesta da parte vostra è sempre stata quella di dire dateci una mano dal punto di vista della sicurezza. Io purtroppo ancora oggi vi confermo che non dipende da noi, noi purtroppo siamo degli attori non protagonisti, perché per quanto riguarda la sicurezza all'interno dei vostri palazzi le competenze spettano non ad Aler ma ad altri soggetti. Detto questo, io sono naturalmente ottimista per natura, quindi guardo sempre con grande ottimismo ed entusiasmo a quello che saranno i mesi prossimi e soprattutto all'anno 2023, dove ci aspetteranno una serie di sfide sicuramente importanti. Quindi approfitto di questo breve messaggio, visto che siamo in periodo prenatalizio, per augurare a tutti voi, alle vostre famiglie, ai vostri cari, un sereno Natale 2022. Da passare nel migliore dei modi, quindi con tranquillità, serenità e pace, e soprattutto vi auguro un 2023, quindi un fine anno e un inizio anno altrettanto felice.